Salve a tutti, gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questa puntata numero 14 di Polis, primo piano sulla politica a cura di Come Don Chisciotte. Abbiamo deciso di dedicare questa puntata a quelli che sono i principali temi europei che in questo momento si stanno dibattendo sia in Europa ma anche nelle aule del nostro Parlamento. Ovviamente faccio riferimento al patto di stabilità e al MES, due su tutti che stanno creando particolari problemi anche all'interno della maggioranza di governo, oltre che ovviamente nei tavoli di dibattito dove Giorgia Meloni oggi e domani sarà per il Consiglio europeo. Io sono Massimo Antonino Cascone e questa è la nostra sigla. Allora, come ogni puntata, partiamo con la carrellata di notizie della settimana e torniamo a parlare della legge di bilancio, che nonostante siamo giunti a metà dicembre, continua a subire modifiche in Commissione Bilancio del Senato, ritardando quindi la sua approvazione. Ricordiamo infatti che la legge deve essere necessariamente approvata prima del nuovo anno e al momento tutta la maggioranza è in fibrillazione sul tema. Due le ipotesi esaminate, una per concludere i lavori prima di Natale, se il Senato dà l'ok entro il 19 dicembre, l'altra invece prevede una chiusura in extremis tra il 27 e il 30 dicembre. Tra le motivazioni dei ritardi ci sono i numerosi emendamenti che sono stati oggetto di discussione, nonostante una manovra che all'inizio era stata presentata come blindata da Giorgia Meloni. Al momento è stata modificata, dopo gli scioperi e le proteste della scorsa settimana, la controversa norma della manovra che tagliava le pensioni dei medici, degli enti locali, dei maestri e degli ufficiali giudiziari. Adesso la penalizzazione resta solo per chi va in pensione anticipatamente. Confermata invece la cedolare secca sugli affitti brevi al 21%, prorogato lo stato di emergenza legato alla guerra in Ucraina e aggiunto nella tarda serata di martedì un emendamento che rimodula i fondi per il ponte sullo stretto, sottraendo 2,3 miliardi di euro ai fondi di sviluppo e coesione. La maggior parte delle risorse, circa 1,6 miliardi, verranno dalla quota dei fondi di coesione di Sicilia e Calabria, mentre 718 milioni saranno presi dalla quota dell'amministrazione centrale. Una ripartizione che scippa i fondi di coesione, danneggiando enormemente il Sud Italia, come ha annunciato il PD attaccando l'emendamento. Infine, per la Polizia e le Forze Armate, in arrivo maggiorazioni su pensioni e stipendi. Per gli aumenti sono stati stanziati altri 105 milioni di euro da Palazzo Chigi e dal Tesoro. Non si è ancora trovata una quadra sulla proroga dei termini del Superbonus, che potrebbe finire direttamente nel mille proroghe in chiusura 2023. Atteso invece l'ok della Camera al decreto legge anticipi dopo l'approvazione del Senato dell'8 dicembre, anche questo provvedimento non privo di polemiche da parte dell'opposizione per la proroga dei termini scaduti delle prime rate della rottamazione quater e per la norma che cambia gli extra profitti per le società energetiche. Proseguendo oltre, molto attivo in settimana, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che con un decreto ha posticipato l'applicazione della norma UE in vigore dall'8 dicembre, riguardante la modifica obbligatoria delle etichette del vino, che dovranno contenere l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale. Con questo decreto il ministro consente alle aziende italiane l'esaurimento delle attuali etichette in magazzino. Lollobrigida ha poi, nei giorni scorsi, annunciato la proroga dei termini per le famiglie per richiedere la carta dedicata a te, con un aumento da 500 a 600 milioni delle risorse stanziate per gli acquisti alimentari. Rimanendo in tema ministri del governo, dopo le polemiche delle scorse settimane, il ministro Crosetto ha avuto un incontro istituzionale con il procuratore capo della Repubblica di Roma, Francesco Lovoi, confermandogli le preoccupazioni su alcune correnti della magistratura, in particolar modo rappresentate da Magistratura Democratica e Area Democratica per la Giustizia.
Sul punto è stata aperta un'indagine con modello 45, ossia senza indagati o ipotesi di reato. Passando agli scontanti temi europei, ai quali, come dicevo all'inizio, abbiamo deciso di dedicare la puntata, terminati la scorsa settimana i negoziati all'Ecofin, l'incontro tra i ministri dell'economia e delle finanze dell'Europa, senza un accordo, la quadratura sul patto di stabilità è attesa proprio in queste ore durante il Consiglio europeo del 14-15 dicembre. La posizione italiana, ha spiegato Giorgia Meloni i giorni scorsi, è chiara e punta a ottenere l'esclusione degli investimenti per la transizione verde e digitale e per la difesa dal calcolo del debito, una posizione che trova consensi nel Consiglio. Sulla ratifica del patto di stabilità, mentre Forza Italia conferma la linea della Premier, parlando di una questione che viaggia su un doppio binario affiancata al MES, la Lega invece rimane rigida, con il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che definisce il patto di stabilità uno strumento ormai superato. L'ipotesi più probabile è che comunque alla fine una quadratura andrà necessariamente trovata, soprattutto utilizzando l'attuale mancata ratifica del MES da parte dell'Italia, ricordiamo l'unico paese in Europa a non aver ancora ratificato, come leva per veder approvare la linea italiana sul patto di stabilità. Una strategia rischiosa, come abbiamo detto più volte, che sta mettendo in dubbio la tenuta dello stesso governo, con la Lega che ha già annunciato che la questione MES non verrà discussa in Parlamento prima del 2024 a causa delle attuali scadenze sulle altre questioni, come appunto dicevamo la legge di bilancio. Sullo slittamento delle questioni europee, anche in questo caso le opposizioni non hanno perso tempo per far montare la polemica, con Elly Schlein che ha parlato di un'Italia che tiene in ostaggio l'Europa e un duro botta e risposta tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte alla Camera sul tema MES che dopo vi mostreremo. Sicuramente queste 48 ore ci diranno qualcosa in più. In settimana inoltre il via ai negoziati del Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione Europea sui nuovi aiuti e sulla procedura di adesione dell'Ucraina, con l'Italia rappresentata dal ministro Tajani che ha già dato il suo ok per l'apertura dei negoziati. Tra i temi anche l'allargamento dell'Unione Europea ai paesi dei Balcani. Su questa e su tutte le altre questioni europee aleggia, come abbiamo anticipato, l'ingombrante figura di Draghi, che negli ultimi giorni addirittura è stato proposto da Macron come nuovo presidente della futura Commissione Europea, nel caso in cui Ursula von der Leyen venisse premiata con un posto alla NATO. Il tema rimane molto caldo, soprattutto a causa del diverso posizionamento dei partiti di governo italiano nel Parlamento europeo, con tre gruppi diversi che renderanno molto complicata la convivenza di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia nei prossimi mesi. Approfondiremo tutto nel proseguo della puntata. Chiudiamo infine, rientrando in Italia, il 12 dicembre Augusto Barbera, ex parlamentare fra il 1976 e il 1994, prima col PCI e poi con il PDS, è stato eletto nuovo presidente della Corte Costituzionale. Queste erano le notizie della settimana, adesso il servizio. Quale miglior strategia per risolvere i problemi dell'Europa, se non conferire ancora più poteri e competenze all'Europa stessa? E questa è in sostanza la formula che Mario Draghi ha lanciato dall'alto della sua esperienza per far risplendere la luce del vecchio continente in quest'ora buia. L'Europa è in crisi. Una crisi che per l'ex primo ministro è essenzialmente energetica, economica, militare e climatica, non certamente culturale e sociale. Quelle non sono le priorità. E per risolvere questi problemi ci vuole un'unione più forte e autoritaria, capace di prendere decisioni difficili in tempi rapidi, senza che ci siano troppe voci ad argomentare. Un leader che la traghetti verso il distopico futuro tecnocratico tanto auspicato. Che sia proprio Mario Draghi a farlo è una possibilità che giorno dopo giorno diventa sempre più concreta, con più voci, prima tra tutte quella di Macron, che chiedono una sua candidatura a nuovo presidente della Commissione europea, posto che verrebbe lasciato vacante dalla von der Leyen già in direzione NATO. Per il momento nulla di ufficiale, con i protagonisti che negano e gli estimatori che auspicano l'incastro perfetto. Movimenti in vista delle elezioni europee del 2024 che scuotono la maggioranza di governo italiana, poco compatta su più di un tema. A preoccupare, in ordine di tempo, il doppio binario patto di stabilità MES,
con Forza Italia che mantiene la linea di Giorgia Meloni, parlando di un do ut des, e la Lega che spera che il governo porti al nuovo anno il dibattito, mantenendo ferma la sua posizione e accumulando consensi. La vera questione cruciale saranno invece i posizionamenti alle elezioni, con Tajani che ha confermato la fedeltà al PPE e Salvini che ha dichiarato di sperare in un'unione dell'esecutivo anche in Europa, nonostante neanche lui e la Meloni siano nello stesso gruppo, anche se su posizioni simili. Tanto uniti in Italia, tanto divisi in Europa. Il governo Meloni deve necessariamente correre ai ripari e trovare al più presto una quadratura, altrimenti non avrà vita lunga. E non per l'evanescente e irrilevante opposizione, ma perché cadrà vittima del fuoco amico. O meglio, di quello che lei credeva amico. Allora, eccoci tornati in studio. Saluto subito i miei ospiti, l'avvocato Umberto Del Noce. Buongiorno a tutti. E il professor Luca Lanzalaco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, come dicevamo nella parte dedicata alle notizie della puntata e poi come abbiamo ripreso anche nel servizio, ci sono una serie di temi europei che stanno mettendo a dura prova il governo italiano, la maggioranza di governo italiano, nonché la posizione poi dell'Italia all'interno del consesso europeo. Due su tutti il patto di stabilità e il MES, con delle posizioni che insomma non trovano concordi tutti i partiti di governo, c'è soprattutto la Lega che storce un po' il naso sia sul patto di stabilità ma soprattutto sul MES, quindi cercando di prolungare il più a lungo possibile la posizione italiana di muro rispetto al resto dei paesi europei sulla ratifica, e poi aleggia quest'ombra di Mario Draghi, una figura comunque ingombrante, importante, che prima era Presidente del Consiglio e quindi tutta l'attività di Giorgia Meloni viene sempre posta a paragone rispetto all'operato di Draghi, e adesso addirittura per qualcuno potrebbe essere un ottimo candidato alla presidenza della Commissione europea nel caso in cui Ursula von der Leyen fosse spostata alla NATO. E sono temi che comunque rendono importante l'analisi, perché in modo diretto o indiretto riguardano comunque le questioni nazionali, e quindi è giusto che noi abbiamo deciso di dedicargli questa puntata. Una puntata che incentreremo nella prima parte sull'analisi del patto di stabilità e del MES, e poi insomma diremo qualcosa anche su Mario Draghi. Io, prima però di darvi la parola, voglio farvi vedere due video che riguardano il botta e risposta che c'è stato tra Giorgia Meloni e l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte proprio sulla questione MES, una questione per il quale il governo è stato accusato anche da Elly Schlein di giocare un po' al gioco delle tre carte, quindi oggi sì, domani no, prima il patto di stabilità e poi il MES, vediamo cosa succede, insomma un governo poco chiaro sulla questione, e le opposizioni ovviamente ci vanno a nozze. Allora Giulio, andrei prima con il primo contenuto, in cui è Giorgia Meloni ad attaccare l'ex presidente Giuseppe Conte, e poi vediamo in sequenza il secondo video con la risposta di Giuseppe Conte. Prego Giulio. Cioè, mi sono chiesta quando l'Italia ha detto sì alla modifica di questo trattato. Perché vedete, io ricordo che nel 2019 l'ultimo mandato parlamentare che sulla materia del MES c'è stato, prima di quello ricevuto da questo governo con questo Parlamento, nella scorsa legislatura ci fu un unico mandato parlamentare. E quel mandato parlamentare era del 2019 e impegnava l'allora governo Conte a non ratificare la modifica del trattato, a non dare l'assenso alla modifica del trattato. Dopodiché ricordo anche una memorabile conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, di quelle convocate durante la pandemia a reti unificate per far scoprire agli italiani quali erano i loro diritti, e ricordo che il Presidente Conte in quella occasione, a chi lo accusava di aver dato l'assenso italiano, rispondeva orgoglioso che questo governo non lavora con il favore delle tenebre, noi guardiamo in faccia gli italiani. Bellissimo, devo dire, fu molto molto efficace, e il Presidente Conte in quell'occasione ribadiva: di questo tema parleremo con il Parlamento.
E allora come sono andate le cose? Chi ha dato l'assenso italiano a una ratifica a livello di governo che oggi purtroppo impegna anche noi e ci fa fare una figura difficile, mette in una condizione difficile perché abbiamo dato un assenso e non stiamo andando avanti? Questo è molto interessante. Lo ha fatto, no, però vi prego di darmi 30 secondi perché è interessante per gli italiani che ci ascoltano. Lo ha fatto il governo Conte, lo ha fatto senza mandato parlamentare e lo ha fatto, udite udite, un giorno dopo essersi dimesso, quando era in carica solamente per gli affari correnti, dando mandato a un ambasciatore, mandato firmato dall'allora ministro degli esteri del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, senza un mandato parlamentare, senza che ne avesse il potere, senza dirlo agli italiani e con il favore delle tenebre. Sì, con il favore delle tenebre. E allora forse è oggi che bisogna guardare in faccia gli italiani e spiegargli come sono andate le cose. Grazie. A facoltà, colleghi. MES. Non so perché la Presidente Meloni, quando parla di MES, ve la ricordate già durante la pandemia, diventa tutta paonazza, scomposta, si agita. Ma sarà perché forse uno si cerca di interrogare e dare una spiegazione. Ma forse perché il MES è stato introdotto in Italia attraverso un disegno di legge approvato nell'agosto 2011, governo Berlusconi 4, ministro della gioventù Giorgia Meloni, ministri La Russa, Fitto, lei se lo ricorda, Calderone, eravate sempre gli stessi. E come si permette di venire a dire che abbiamo fatto qualcosa non in modo trasparente? Ma perché non andate almeno a rileggere gli atti parlamentari? Presidente Meloni, vada a rileggere la risoluzione del dicembre 2020. C'è tutto scritto, un mandato parlamentare chiaro, alla luce del sole. La logica a pacchetto, come ho sempre detto, ogni volta, ogni Consiglio europeo, a tutti i miei colleghi. Per quanto riguarda me, allora, vi dico subito che lo approveremo, la ratifica, solo se avremo completato tutto il pacchetto. L'abbiamo lasciato ai posteri. Ora io quello che non capisco è, Presidente Meloni, lei è Presidente del Consiglio, la ratifica è ancora da venire, la decide lei con le vostre maggioranza. Di che cosa ha paura? Ci faccia sapere, l'approva o non l'approva? Non ci giri intorno, non hai più tempo di scaricare sugli altri, assumetevele le responsabilità. Allora, professor Lanzalaco, la parola a lei. L'approva o non l'approva? Ma anzitutto la scompostezza del che ha assunto il dibattito è un chiaro indicatore di debolezza sia della maggioranza che dell'opposizione. Fra l'altro, non so se avete notato, ma fanno veramente il gioco delle tre carte. Cioè, uno parla della stipula originaria del MES in piena crisi finanziaria e l'altra parla della ratifica della riforma del MES. Sono due cose distinte e questo, ecco, a mio parere evidenzia grandi debolezze da entrambe le parti e evidenzia soprattutto una cosa, che da entrambe le parti non c'è minimamente la volontà di entrare nel merito. Non si discute dell'oggetto, ma di chi è la colpa di trovarsi oggi in questa situazione. E forse sarebbe meglio dedicare più attenzione al contenuto del trattato che dovrebbe essere ratificato e soprattutto delle conseguenze di questo trattato. Fra l'altro sono
illustrate in modo ironico e anche abbastanza divertente in 10 clip del senatore Borghi Aquilini, che elenca lui lo chiama il calendario dell'avvento del MES, e ogni giorno illustra un motivo per cui non bisogna assolutamente ratificare quell'accordo. Quindi primo punto. Secondo punto, la situazione è grave, a mio parere, per Giorgia Meloni. Cioè Giorgia Meloni, questo noi l'abbiamo già, dico noi come polis, non è un plurale maiestatis, è un plurale figurale, polis, l'abbiamo già sottolineato in altre puntate. Cioè Giorgia Meloni ha spostato, procrastinato costantemente decisioni, e noi ci siamo anche chiesti, ma perché fa questo? Cosa vuol dire spostare in là tutti i problemi seri? E da un certo momento in poi, fra l'altro, la signora ha iniziato a andare all'estero con una tenacia, una frequenza di missioni abbastanza inquietante. Ecco, oggi Giorgia Meloni si trova a, come si dice, no, tutti i nodi vengono al pettine. Ecco, a questo punto Giorgia Meloni si trova nella situazione di pagare, di rischiare di pagare costi politici elevatissimi. Cioè il procrastinare, che lei pensava fosse probabilmente un modo per evitare costi politici, allora oggi rende quei costi politici certi, sicuri, perché per un semplice fatto: se l'accordo complessivo non si fa, è merito di Salvini, che si è messo di traverso. Se l'accordo complessivo si fa, è colpa di Giorgia Meloni, e Salvini può dire: avete visto Giorgia Meloni dove ci ha portato. Quindi Giorgia Meloni, con questa strategia del procrastinare, si è garantita dei costi politici che prima erano incerti e che poteva controllare e gestire, adesso invece sono certi. C'è modo di dire, no, comunque si cade in piedi. Ecco, no, invece Giorgia Meloni comunque a questo punto cade in ginocchio, perché o in altra posizione, sicuramente non in piedi. Il secondo punto. Terzo punto è questo atteggiamento delle opposizioni, per cui c'è un rinfacciare responsabilità, o meglio, c'è cioè rinfacciare un prendersi responsabilità, ma io mi domando, le opposizioni che responsabilità si stanno prendendo? Perché le uniche ragioni che vengono portate è che l'Italia rischierebbe di bloccare l'Europa, no? C'era la dichiarazione di Elly Schlein, scusate, la recupero un attimo, sul MES solo propaganda, perché ovviamente quella degli altri è propaganda, sempre la nostra, di Schlein, no. L'Italia non può bloccare tutta l'Unione Europea per un trattato. A parte che per un trattato è un trattato. Secondo, quando Francia e Olanda, se non sbaglio, bloccarono il processo costituente, cioè era pronta una Costituzione europea, però i due referendum bloccarono quel processo, nessuno gridò allo scandalo. E una Costituzione europea, a prescindere se piaceva o non piaceva, però una Costituzione era sicuramente più importante di un trattato, che comunque è importante, perché i trattati sono ad oggi la Costituzione dell'Unione Europea, o le Costituzioni dell'Unione Europea. Ecco, questi sono i tre punti che in prima battuta volevo sottolineare. Grazie professore, ha fatto bene insomma schematizzare questi tre punti, perché sono tre punti fondamentali, e sicuramente continueremo a parlarne anche nel corso delle prossime puntate. Abbiamo visto che comunque la questione sul MES non si ferma qui, probabilmente qualcosa in più sul patto di stabilità ci diranno queste 48 ore, quindi sicuramente qualcosa diremo anche poi nella prossima puntata. Però ecco, secondo me il tema caldo in attesa del Consiglio europeo di oggi e domani resta la spaccatura interna al governo, perché sia sul patto di stabilità che sul MES la Lega sta cercando di fare muro in qualche modo, nonostante poi
le dichiarazioni di facciata dicono che si attendono le disposizioni della Premier Meloni, però è chiaro che Salvini sgomita. E io allora su questo interrogerei anche Umberto, che è vero che, come diceva il professore, sia il patto di stabilità che il MES sono due accordi fondamentali per l'Unione Europea e quindi è giusto che il governo si prenda tutto il tempo necessario per poterli trattare, però questa strategia di allungare i tempi alla fine si è rivelata fallace, almeno per la figura di Giorgia Meloni. Ecco, tu pensi che Salvini, insomma, come ne uscirà da questa situazione e se ci possiamo attendere anche poi una spaccatura definitiva del governo in vista poi delle elezioni europee? Diciamo, in questo momento Salvini ne esce in qualche modo rafforzato rispetto a quell'elettorato molto scontento della governance europea, fondamentalmente dopo, diciamo, l'episodio in cui la Meloni ha ritrattato la propria posizione sull'Europa. In realtà anche la Lega, da un certo punto di vista, ha ritrattato la visione generale sull'Europa, però rimane la battaglia sul MES e poiché in realtà la Lega è sempre stata molto chiara della propria posizione sul MES, rimandarsi anche questa posizione sarebbe devastante, secondo me, da un punto di vista elettorale, soprattutto in un momento in cui in realtà in Europa la destra più conservatrice è forte, cioè è in alto nei sondaggi ed evidentemente incarna un sentimento diffuso. Diciamo che, se posso comunque fare un commento, io anche noto semplicemente come le posizioni promesse siano comunque sempre, come anche faceva notare il professore, molto molto relative, cioè non è che, cioè, non si può approcciare un trattato di una portata così viscerale proprio per la vita del paese, no, soltanto perché non si può bloccare l'Europa. Secondo me andrebbe comunque approcciato sotto almeno due livelli, perché uno è su come va a influire nella politica e nella vita economica del paese, perché non possiamo nasconderci il fatto che di fatti il MES si può tradurre molto semplicemente, e per i più maliziosi è esattamente quello lo scopo, cioè quello di essere un grimaldello, no, per scardinare quello che rimane delle sovranità nazionali in vista proprio di quelle cessioni fondamentali per creare un superstato europeo. E d'altronde questo patto di stabilità, no, in qualche modo per aiutare i paesi che fanno fatica a finanziarsi sul mercato di capitali, ma sappiamo benissimo che i gruppi economici hanno tutti gli strumenti per rendere difficoltoso agli stati finanziarsi sui mercati di capitali giocando sulle speculazioni dei titoli. Quindi è un, diciamo, è abbastanza miope e ingenuo pensare che il mercato non possa poi attivarsi per speculare sui titoli precisamente allo scopo di rendere difficile questo finanziamento. Ma secondo me la discussione dovrebbe andare ancora più in profondità, e cioè discutere se sia normale o meno che lo Stato abbia bisogno di finanziarsi sul mercato di capitali. Cioè, il problema del meccanismo di stabilità è anche il fatto che la stabilità la potrebbe dare la banca centrale, se facesse la banca centrale, ma noi siamo un esperimento sociale fragile in cui c'è una banca centrale che non fa la banca centrale, non può finanziare gli stati, e gli stati si trovano con cappello in mano davanti al mercato dei capitali a chiedere di essere finanziati. Ma è proprio qui che sta la stortura,
e discutere solo sugli effetti successivi, quindi come fare se lo Stato è in difficoltà, toglie secondo me qual è il punto fondamentale, cioè il fatto che abbiamo costituito un organismo continentale così, così fragile, così alla mercé dei gruppi economici e di una macroeconomia folle, e addirittura adesso lo vogliamo, per diciamo sopperire a questa fragilità, renderlo uno Stato a tutto tondo, quando è nata come unione economica e quando in realtà non ha una cultura così comune e di valori e di interessi così condivisi da poter giustificare un'unione così forte, evidentemente, perché come di fatto la politica economica europea in questi anni ci ha più e più volte mostrato. Assolutamente, anzi, vabbè, a proposito della questione macroeconomica in cui versa l'Italia, io poi ricordo ai nostri spettatori che noi, come Don Chisciotte, in collaborazione con MMT Italia, stiamo portando avanti il programma di approfondimento settimanale che riguarda proprio i temi della macroeconomia, per capire tutte le disfunzioni dell'attuale sistema economico italiano, che ovviamente è schiavo dell'Unione Europea e di come è stata creata l'Unione Europea e ovviamente anche la BCE. Quindi in tutte le puntate facciamo anche un raffronto con quelli che invece potrebbero essere gli sviluppi del nostro paese con invece una moneta sovrana, con una banca centrale sovrana, perché giustamente, come dicevi tu, il dibattito parlamentare è completamente scevro da quella che è invece una questione ideologica fondamentale, a differenza di quello che dice Elly Schlein, e cioè se è giusto che l'Italia sia uno Stato privo della sovranità monetaria. Ecco, forse il dibattito dovrebbe ritornare su questi schemi ideologici piuttosto che invece andare nei tecnicismi, come spesso accade quando si affrontano questi temi, tecnicismi che poi allontanano anche le persone dal tema economico, dal tema del MES, dal tema del patto di stabilità, e soprattutto poi accusare Giorgia Meloni di essere ideologica quando in realtà cerca di fare un gioco sul doppio binario MES patto di stabilità è veramente un attacco privo di qualsiasi fondamento, e questo dà anche un po' il senso di quelle che sono le opposizioni italiane, di cui abbiamo anche detto nel nostro servizio di puntata. Ecco, c'è una figura chiave in tutto ciò in Europa, che è la figura di Mario Draghi. Come dicevamo, prima Presidente del Consiglio in Italia, e quindi continui paragoni tra Giorgia Meloni e Draghi rispetto a quello che sta facendo, e adesso addirittura candidato in maniera informale da Macron a nuovo Presidente della Commissione europea, ovviamente successivamente alle elezioni europee del 2024, nel caso in cui non dovesse essere confermata Ursula von der Leyen, per la quale si parla di una promozione, chiamiamola così, alla NATO. Allora, io sul tema Draghi vi faccio vedere quest'ultimo video di puntata e poi vi cedo la parola. Prego Giulio. E se oggi c'è qualcuno che può aiutare a trovare una soluzione è perché c'è qualcuno che è in grado di dialogare. E mi ha molto colpito che si sia fatto riferimento al grande gesto da statista del mio predecessore, di Mario Draghi, per il fatto che c'era una foto in treno verso Kiev con Scholz e Macron. Guardi, mi è chiaro che per alcuni la politica estera sia stata banalmente farsi fare delle fotografie con Francia e Germania, anche quando a casa non si portava niente. Io penso che la politica estera non sia fatta di fotografie, penso che l'Europa non sia a 3, penso che l'Europa sia a 27, penso che si debba riuscire a parlare con tutti i 27 membri dell'Unione Europea, come io riesco a parlare con la Germania, con la Francia e pure con l'Ungheria, perché credo di fare bene così il mio mestiere. Ecco, ovviamente questo dà un po' il senso della pressione anche psicologica che una figura come Mario Draghi fa nei confronti dell'attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Giorgia Meloni che poi ha aggiustato il tiro, diciamo così, forse strigliata da qualcuno ai piani alti, parlando di un attacco che era diretto al PD e non a Mario Draghi. E, professore, inquadriamo un po' la figura di Mario Draghi in questo momento in Europa, anche perché
Tajani, che fa parte con il gruppo politico Forza Italia nel PP, ha confermato che comunque il PP confermerà Ursula von der Leyen, almeno per la nomina di Presidente della Commissione. Invece sappiamo che sia la Lega che Fratelli d'Italia sono in due gruppi parlamentari europei diversi e ovviamente in questo momento stanno montando le destre europee, quindi come abbiamo detto anche la scorsa settimana, Salvini chiede una maggiore unione delle destre per poter incidere anche poi su, magari sulla nomina del Presidente della Commissione o comunque sulle alte cariche europee. Lei pensa che Mario Draghi alla fine un ruolo lo avrà nella prossima Europa? Allora, evitando appunto di fare previsioni da mago o telma, io penso che si possano fornire due interpretazioni, due chiavi di lettura. Prima chiave di lettura: Mario Draghi viene considerato realmente, lo si è letto, una risorsa. Quindi una risorsa che deve essere assolutamente utilizzata, cioè bisogna fornirgli una poltrona. Notare che l'individuo, il personaggio, fa di tutto per sottrarsi a questo tipo di pressioni, almeno nelle dichiarazioni che fa, negli atteggiamenti anche che prende. Lui non sembra ambire a necessariamente avere un ruolo di d'autorità, ecco, preferisce muoversi come grande suggeritore, come padre nobile degli Stati Uniti d'Europa, mentre invece appunto c'è qualcuno che sinceramente pensa che sia una risorsa da utilizzare, valorizzare. Questa è una prima chiave di lettura. E se questa chiave di lettura è valida, allora noi vedremo sicuramente Mario Draghi da qualche parte. Seconda chiave di lettura: Mario Draghi viene utilizzato come una sorta di minaccia. In che senso? State attenti che se non vi mettete d'accordo, state attenti che se non vi allineate con le posizioni gradite all'Unione Europea o agli azionisti di maggioranza dell'Unione Europea, state attenti perché abbiamo pronto Mario Draghi, cioè quindi second best, per alcuni un second worst sarebbe, pronto da essere utilizzato qualora ci sia qualcuno che non si allinea perfettamente. Potremmo definirlo quindi Mario Draghi come una specie di meccanismo disciplinatore, no? Alla Foucault, cioè state attenti che lui è lì, state attenti a quello che fate. In questo caso, se questa interpretazione è valida, allora sarà molto più difficile vedere Mario Draghi da qualche parte, se non in posizioni puramente formali, di prestigio, ma non di comando. Professore, molto, molto interessante questa interpretazione, anche perché poi così si andrebbe a risolvere anche il problema di dove piazzare Ursula von der Leyen nel caso in cui alla NATO fosse tutto chiuso. Però certo, come diceva lei, anche una figura di garanzia ovviamente poi riesce a fare pressioni anche in maniera indiretta, come stiamo vedendo anche attualmente, in cui Draghi non ha un vero e proprio ruolo, però in realtà il suo nome continua ad aleggiare continuamente. Durante le interviste non perde occasione per dire la sua su come dovrebbe essere l'Europa, su quali sarebbero le soluzioni per l'Europa, e infatti lui ci tiene a sottolineare che nonostante i gravi problemi dell'Europa, forse la soluzione migliore è ancora più Europa, e non è un caso che proprio in Italia il partito più Europa, tramite le parole del suo rappresentante Maggi, ha parlato della possibilità di appoggiare comunque la candidatura di Mario Draghi nel caso in cui venisse ufficializzata. E Umberto, giro ovviamente la questione anche a te: che ne pensi della figura di Mario Draghi, ovviamente rispetto a quello che si sta muovendo in Europa in questo momento e quello che accadrà successivamente alle elezioni, e che Europa potrebbe essere
con o senza Draghi comunque nel 2024, perché i temi principali sono sempre gli stessi: sicurezza, transizione digitale, transizione green e soprattutto poi la questione sanitaria con la devoluzione all'OMS di una serie di competenze, perché ci dobbiamo preparare a non si sa quale futura pandemia. Quindi che Europa ti aspetti? Ma io credo anche che la questione di Draghi, cioè Draghi emerge sempre come monito fondamentalmente, perché sappiamo che è una di quelle persone chiamate a fare i lavori sporchi fondamentalmente, e quindi in un momento, diciamo, di tensione fra l'Europa e l'Italia sulla questione del MES pare un po', no, come una forma di monito, ma secondo me è anche un po' una forma di così di precauzione verso comunque un'Europa che in seguito allo scontento si sta spostando verso destra, no? Verso posizioni più conservatrici e forse anche un po' più gelose delle sovranità nazionali, mentre lui è, diciamo, espressione più compiuta e assoluta di un capitale transnazionale che ha delle sovranità nazionali benché minimo rispetto e anzi le considera probabilmente un ostacolo verso il compimento di una creazione sovranazionale autoritaria e controllante, no? Quindi ecco, io così a me pare di vedere che la direzione dell'Europa è quella, e però ovviamente ogni così forza crea una resistenza, no? E quindi più si procede a tappe forzate, più la pressione alimenta il fuoco della resistenza, per cui il sistema deve procedere sempre cercando il giusto passo, il giusto equilibrio fra lo spingere le recessioni ma non alimentare eccessivamente il dissenso, e quindi si sfrutta le emergenze, no? per costringere delle recessioni che in tempi normali non verrebbero accettate. Però poi deve mollare queste emergenze per non alimentare un'eccessiva presa di consapevolezza o un eccessivo disegno, perché il sistema comunque deve apparire sempre come benevolente, come pioniere della democrazia e dei diritti, quando è abbastanza evidente che non sia così. E quindi niente, però il dissenso nel frattempo è montato, la posizione, no? Cioè la crescita nei sondaggi della destra conservatrice un po' sta a dimostrare questo. Non mi sorprenderebbe se le elite cercassero in qualche modo di imporre Draghi alla Commissione europea, perché di fatto comunque il potere in Europa ce l'ha la Commissione europea. E quindi, diciamo, una Commissione europea a guida Draghi sarebbe comunque una grande tranquillità per certe forme di potere rispetto a un Parlamento europeo che magari si potrebbe arroccare in seguito alle elezioni europee su posizioni più conservatrici. Quindi, diciamo, in questo momento, secondo me, la partita è aperta e sicuramente Draghi e una carta sul tavolo. Assolutamente, un quadro comunque abbastanza realistico quello che hai fatto, ed è chiaro che con un Parlamento che potrebbe avere una maggioranza maggiormente conservatrice, una figura come Draghi potrebbe essere utilizzata, proprio come dicevi all'inizio, per fare il lavoro sporco e quindi per continuare a portare avanti un'agenda a prescindere poi da quello che sono interessi che all'interno del Parlamento europeo ovviamente si rappresentano rispetto ai parlamenti nazionali e ai popoli europei. Vi starete chiedendo, cari spettatori, dov'è il nostro professor Lanzalago? Purtroppo ha avuto un problema imprevisto al computer mentre stavamo girando la puntata, ma fortunatamente siamo in chiusura, abbiamo ascoltato delle opinioni autorevoli da parte sia ovviamente di Umberto che del professore, la puntata dura anche un po' di meno rispetto al solito e quindi
andiamo in chiusura. Umberto, grazie di essere stato ospite quest'oggi, ovviamente. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori. E un grazie ovviamente al professor Lanzalago, che sicuramente poi ci guarderà. Buona settimana. Anche voi, salve.